Sul lungomare di Torrette di Fano è possibile trovare dei cartelli intitolati Spiaggia amica del Fratino, che segnalano che è possibile incontrare fratini adulti o pulcini. Nome scientifico Charadrius alexandrinus, una specie di volatili a rischio estinzione che nidificano sulle spiagge di sabbia. Sui cartelli sono visibili le regole principali per rispettarli. Progetto di salvaguardia ambientale dell'Associazione Argonauta in collaborazione con l'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano. Quando pensiamo a una specie a rischio estinzione, pensiamo sempre a specie esotiche, pensiamo all'elefante, alla tigre, al leone, ma mai qualcosa che abita qui in zona. Ecco, questo è un caso esemplare, questo è il fratino, è un uccellino che si può trovare qui nella spiaggia di Fano e che ha avuto una storia purtroppo abbastanza problematica. Infatti, secondo uno studio, a livello globale se la passa abbastanza bene, ma a livello italiano purtroppo sta molto diminuendo. Secondo uno studio, negli ultimi 10 anni è quasi diminuito del 50%. E quindi per questo motivo va assolutamente tutelato e aiutato. Perché è in estinzione? Perché per sua sfortuna lui nidifica in spiaggia proprio quando ci siamo noi. Nidifica tra aprile e giugno. E proprio questo è il momento migliore per noi per andare in spiaggia, quindi tra bagnanti e ruspe che stanno lavorando. E quindi per questo fratino c'è sempre meno spazio in cui stare, meno cibo, più disturbo. E questo ovviamente va a impattare sulla sua vita. Dove nidifica principalmente? Sui terreni sabbiosi, ma dipende anche dal clima, in che zone? Lui preferisce la spiaggia, si trova generalmente lungo la spiaggia e il suo nido non è altro che una fossetta scavata in cui deporre 2 o 3 uova, in cui maschio e femmine si alternano nella cova. Facciamo un appello affinché tutti rispettino l'uccello fratino. In che modo? Ci sono delle semplici regole da rispettare per il nostro fratino e possono essere tenere i cani al guinzaglio, evitare quindi che vadano in giro a scavare anche vicino al nido. E fare attenzione che anche i bambini non vadano a fare magari un castello di sabbia che potrebbero disturbare i nidi. Esatto. Un altro punto è quello di evitare di avvicinarsi troppo al nido, perché in questo modo il fratino potrebbe sentirsi a rischio, in pericolo, e quindi anche spostarsi e anche abbandonare il nido. E diciamo ai nostri telespettatori che il nido come si riconosce? Si riconosce perché spesso abbiamo delimitato quella zona con dei paletti, e quindi è una zona con un cartello davanti. Altra regola per rispettarli? Se vediamo dei pulcini girovagare per la zona, possono sembrare animali in difficoltà, in realtà non lo sono perché sono appena nati e quando il pulcino nasce non sa ancora volare, esatto, non sa ancora volare e si sposta in giro per la spiaggia. Che cosa succede quando ci si avvicina troppo al nido del fratino? Tu e io siamo abbastanza lontani dal nido, ma se ci avviciniamo, questo fratino, pur di proteggere le uova, si allontana e finge di averne alla rotta. Si chiama Broken Wing Spey o danza dell'ala rotta. Perché questo? Perché se io sono un predatore, mi avvicino al nido, lui pur di difendere le uova si sposta per attirare la mia attenzione e fingerà appunto di avere questo problema. Io predatore mi avvicino verso il fratino, ma appena lui si accorge che mi avvicino, lui si sposterà, mi porterà da un'altra parte. Io continuerò a seguirlo, lui continuerà di nuovo a spostarsi finché il predatore avrà perso di vista il nido. E quindi questo è un modo molto affascinante di questo uccellino per difendere le sue uova. Rinnoviamo l'appello a rispettare il fratino come qualsiasi altro animale e visto che stanno aumentando sempre di più. Esatto, io penso che come fanesi abbiamo il dovere e anche il senso di dover aiutare questo fratino con queste semplici regole, perché grazie a questi sforzi negli ultimi 4-5 anni il fratino è aumentato a Fano. Quindi questo vuol dire che il lavoro che c'è dietro i volontari paga questa voglia di lavorare e aiutare questo animale in difficoltà. E che c'è anche sempre più consapevolezza nei confronti degli animali, e questa è una bella soddisfazione. Sì, sta aumentando per fortuna.